Gloria al tuo nome, Signore. Buongiorno a tutti quanti da Fratello Angelo Piccone. Dio volendo, anche oggi faremo qualcosa per aiutare il popolo di Dio e tutti quelli che hanno bisogno dell'aiuto, quel sostegno che a volte magari da soli non si può arrivare, ma con l'aiuto si arriva a tutto. Che la parola di Dio dice, dove due o tre sono riuniti nel nome mio, di Gesù, Gesù è in mezzo a loro. E questo è il motto di stamattina che il Signore ha messo a cuore. Caro nella grazia, stai lottando? Sei solo? Se sei solo, non ce la potrai fare mai. Mai. Perché il nostro cervello è limitato. È limitato a concepire cose che magari da solo, in quel preciso istante che tu chiedi quell'aiuto, non ti viene. Perché noi abbiamo bisogno di un incentivo, un aggancio, un sostegno. E come dice nella parola di Dio, quella canna rotta mi è stata di sostegno per appoggiarmi quando ero caduto. Sei caduto? Sei caduta? Appoggiati a qualcuno. Organizzati delle serate di amicizie. Vai, cerca una chiesa dove puoi leggere insieme ad altri la parola di Dio e lì sarai benedetto, benedetta. Miei cari, questo è il motto di stamattina. Non restiamo isolati, perché il nemico vuole questo, isolarci e magari mettere cose che noi ci facciamo illudere, come il sole del pozzo, mia cara nella grazia. E questo sole del pozzo che vi parlo io, sono illusioni, illusioni che magari ce li fa vedere, ma non ce li fa raggiungere, perché lui non vuole che tu sia felice, che tu stia bene, non vuole, lui vuole solo illuderci, metterci in una situazione di illusionismo e magari dopo, quando rimarremo delusi, lui boh, e ci pugnala alle spalle, dicendoci, visto, non sei stato capace. Non sei nulla, sei una nullità, ci dice, e ci fa deprimere, in depressione. Avete capito? Lui vuole questo, che cadiamo in depressione. E lui ci dà il colpo di grazia, dicendoci che siamo una nullità. E ce lo fa vedere con dei miraggi, con delle illusioni, mettendoci cose davanti che sono irraggiungibili. Ma Dio oggi, stamattina, tramite questo messaggio, ti sta avvisando. Nulla è impossibile a Dio. Aggrappati a Dio, attraverso Gesù e raggiungerai montagne.
la vetta più alta che esiste al mondo. Tu la raggiungerai, sarai un pioniere, una pioniera. Sarai quella che tu ti sei prefissato o prefissata nell'amore di Dio. Raggiungerai vette alte che non ti immaginavi mai, ma aggrappati a Dio. Tra parentesi, adesso mettiamo il messaggio di buongiorno a tutti. Quello che tu stai facendo farmi è meraviglioso. Meraviglioso perché abbiamo potuto appurare di persona quanto tu sei grande. Buongiorno, Dio cullato tra le sue mani questa notte. Ero nella pace assoluta. Vuoi anche tu questo? Gesù. Come
Decide. Tú. Amén. Pace. Salute. Fratello Angelo. Piccone. Gloria a Dio. Gesù. Amen. Gloria a te, Padre. Mi cara nella grazia, questo è il messaggio che ho lanciato. Se a Dio piacendo anche a voi vi piacerà, potete copiare il link e trasferirlo a tutti quanti. Sarà anche un beneficio per i vostri amici. Anche dei filmati che sto facendo che stanno veramente gratificando tutto l'universo. Ma il Signore ha bisogno anche di voi che collaborate per diffondere questi messaggi in tutto l'universo. Perciò non dite no, non ho voglia, ci sono gli altri che lo faranno. Se tutti penseranno come te, nessuno farà questo gesto. Perciò inizia tu, mio caro, mia cara, nella grazia di Dio. Diffondi questi messaggi che sono messaggi di benedizione, prima per te, poi per i tuoi amici e i tuoi amici ricambieranno nella tua vita, nella tua salute, tutto quello che tu gli hai fatto conoscere. Ti benediranno e ti loderanno e ti chiameranno e ti diranno grazie fratello, grazie sorella, che tu mi hai mandato questo messaggio. E tramite questo messaggio io sono venuto alla conoscenza di quello che mi mancava nel mio animo, nel mio cuore, nella mia esistenza. Gloria a te, papà. Grazie. Grazie, caro Padre mio. Voglio pregare, papà. E benedirti. Con tutto il mio cuore. Con tutta la mia anima. Padre Celeste, Dio d'amore, con tutto il cuore vengo a te, con tutta la mia anima vengo a te, prima di tutto per ringraziarti, per lodarti, per benedirti, per esaltarti, perché veramente sei degno di lode, di benedizione e di esaltazione, perché non c'è Dio, non esiste Dio come te.
L'unico sei e sempre sarai. Nel mio cuore e nella mia anima. Grazie, Padre. E stamattina, Signore, tramite questo programma di diffusione in tutto il mondo, tramite questi video, siamo tutti riuniti. Chi oggi, chi stasera, chi domani vedranno questi video, siamo tutti riuniti insieme in preghiera per adorarti, per glorificarti, per dirti grazie, Padre, per il tuo intervento attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo che ci hai portato alla conoscenza della verità e dell'amore che tu hai messo nei nostri cuori e nelle nostre anime. Grazie, Padre. Ti lodo, ti ringrazio con tutto me stesso e io insieme con i miei fratelli, sorelle, amici e anche i nemici, se ne abbia ancora, ma penso che non abbia più nessun nemico, perché sto pregando da molto tempo che non ci sia nessun nemico nella mia vita, perché ho chiesto perdono prima a te, Padre, e tu mi hai concesso questa grazia di liberazione, di perdono, e poi a loro, a chiunque abbia offeso, a chiunque abbia fatto un torto, a chiunque lo abbia deriso. E spero che chiunque sia stato colpito da questa divergenza di opinione o di qualcos'altro, ti prego, Signore, benedici. Benedici ancora tutti quelli che in questi lunghi giorni a venire, che ci separano dalla venuta del tuo figliolo per rapirci. Manda il tuo angelo a benedirci. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Gesù. Amen. Santo sei, Signore. Bene, mie care nella grazia, scusate di questa interruzione. Il Signore ci ha benedetti. E ci benedirà giorno dopo giorno con ogni cosa. Ora vi abbraccio, come faccio sempre, con un grande abbraccio, stretti uno con l'altro, per dirvi che vi amo nell'amore del Signore. Stiamo uniti. È un grande bacio doppio. Vedete? È uno doppio perché possa essere indimenticabile per tutti noi e per voi. Siate felici, perché ci manca poco.
E Gesù ci rapirà. Pochissimo, non vi preoccupate, poco ci manca. I tempi sono quelli che state vedendo. Ci stiamo incanalando verso la Gerusalemme celeste. E con questo, pace. Siate allegri e felici. Amen.